Ciao a tutti e a tutti, pandacorni e pandacorni, come state? Io bene, oggi postazione un po' diversa perché diciamo che è tipo un vlog. E praticamente oggi farò un video dove faremo assieme, creeremo assieme a mia mamma e a mia sorella un trend per TikTok, mi raccomando. Quando avete finito di vedere questo video, ricreatelo in tantissimi. Allora, io sono quasi pronta, devo solamente fare i capelli perché sono un po' tutti scombinati e quindi ci vediamo dopo. Sono già truccata, già vestita e come vedete ho una voce abbastanza nasale perché da tipo ieri ho il raffreddore e quindi anche se fa caldo ed è strano che l'ho preso, però giustamente ho questa voce un po' antipatica. E l'outfit, tra l'altro, c'è la bambolina che è caduta. Vabbè, allora ho questa maglia della Nice che ho messo, tra l'altro, se non erro, al mio secondo incontro. E i leggings della North Face, molto semplice. E oggi è giovedì. Data non lo so, però ok. No, è venerdì. Sì, è venerdì. Ragazzi, adesso facciamo i capelli. 1, 2, 3. Ok ragazzi, i capelli anche finiti, solo che voglio mettere le mollettine perché ieri ne ho comprate tantissime, adesso ve le faccio. Ho comprato tutte queste mollette, vabbè, queste già le avevo, ho comprato queste qua quadrate e quindi adesso devo decidere quale mettere. Qua ho messo quella rosa pastello abbinata alla maglia e quella fucsia. Ragazzi, adesso ho già scelto la canzone, però devo ancora inventare il balletto, speriamo che sia carino e adesso vedo. È carino, vero? Sì, secondo me però col braccio un po' più così. Sì, va bene. Il balletto tra 3, 2, 1, tutorial! Così con le braccia e poi tipo fai così. Swoosh. Swoosh. Tac, tac, tac. E poi la parte più bella. E poi quando fa tipo na, 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 fai, na, 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 na. E spero vi piaccia, mi piace veramente tanto. Ho già anche pubblicato il musical, o meglio dire TikTok, ed è bellissimo, mi raccomando, ricreatelo in tante facendo un duetto con me usando l'hashtag Trend by Marika. Ed è un trend molto carino, quindi non potete non farlo. Allora, appunto, noi abbiamo mangiato il gelato, era molto buono, l'abbiamo preso da casa infante. Gelato piccolo. Ed è la prima volta che da casa infante non prendo il frappè. Allora ragazzi, scusate per la mia voce che sta peggiorando sempre di più e se guardo in basso perché stiamo scendendo le scale, qua c'è mamma e purtroppo non ho comprato niente, non ho trovato niente di che. Siamo qua a centro Campania. Ancora la ricerca.